Prima sconfitta in campionato per il Monopoli, battuto dal Sorrento al termine di una partita a due facce, male nel primo tempo, sfortunato nella ripresa quando le speranze di rimonta si spengono su due legni. La partita Colombo perde Scipioni nella rifinitura della mattina e rilancia Viteritti che meno di 24 ore prima era ad un passo dal trasferimento all'Avellino. Grandolfo preferito a Yeboah al fianco di Vasquez, out anche Ferrini per un attacco febbrile, solito 4-3-3 per il Sorrento di Barilari. Prima e durante la partita il ricordo di Roberto Giliberti e Giovanni Vacca, storiche figure del calcio biancoverde scomparse in settimana. Primo tempo da dimenticare per i biancoverdi che non riescono mai a cambiare ritmo e vengono soffocati dall'ottima disposizione tattica dei campani. Al quarto ci prova Viteritti a volo, imbeccato direttamente da corner da Boulevard di sfera altissima. Gli ospiti sono molto più incisivi e vanno vicini al gol con Cucurullo al tredicesimo che tutto solo in area spedisce a lato di testa. Poi trovano effettivamente il vantaggio con Musso al ventitreesimo, abile a girare in rete un cross di Guadagni sul calcio di punizione e a sfruttare pure la dormita della difesa biancoverde. Il Monopoli non riesce a reagire e rischia di capitolare di nuovo nel corso della prima frazione di gioco. Infatti al trentunesimo un destro di Guadagni finisce sull'esterno della rete, al trentanovesimo la clamorosa occasione ancora per Guadagni che tutto solo si presenta davanti a Vitale, bravissimo a chiudergli lo specchio della porta. L'unica vera occasione nel primo tempo per il Monopoli arriva al 45esimo, cross di Pace, testa di Grandolfo e pallone fuori. Secondo tempo, al secondo fallo di Pace in area su De Francesco, non si può neanche parlare di gol annullato a Boulevardi. Qui cominciano un po' i cambi, dentro subito Yeboah al posto di Grandolfo, al 23esimo la prima vera occasione per il Monopoli della ripresa con Vasquez, la cui conclusione di prima intenzione si va a spegnere sulla base del palo. Nel frattempo dentro anche Calvano e Bruschi con passaggio al 4-4-2, al 32 cross di Pace, testa di Miceli, miracolo di Del Sorbo, bravissimo a respingere. Andiamo al 35esimo, angolo di Bruschi, testa di Bizzotto, pallone fuori. Il Monopoli insiste, molto più incisivo nella ripresa. Al 37esimo destro di Battocchio che termina di poco alto. Al 42esimo cross di Bruschi, tiro di Iabrè, anche lui è entrato al posto dell'infortunato Viteritti e il pallone viene deviato in extremis in corner. Al 46esimo ci prova Pace della distanza con un diagonale, anche in questo caso il pallone sbatte sulla base del palo e dice appunto di no, niente da fare, finisce dunque 1-0 per il Sorrento. L'ultimo tentativo è ancora di Pace al 49esimo con un sinistro che termina fuori, niente da fare dunque, il Sorrento espugna il Veneziani ed è la prima sconfitta in campionato per il Monopoli.